Buongiorno, siamo qui per presentare il libro del mese. È un romanzo di Elena Ferrini intitolato Il bene rifugio. È il suo ultimo romanzo. Elena Ferrini ha esordito con Una pecora nera, una storia di mafia in Lombardia nel 1997, edito da De Agostini. Ha proseguito una ricca attività di produzione di racconti per la rivista Como. E nel 2018 ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, quello del premio Piero Chiara per racconti inediti. Nella motivazione per cui il premio è stato assegnato è sottolineato l'equilibrio stilistico, la sua scrittura scorrevole e la capacità di chiudere i racconti in una maniera inaspettata. Il nuovo romanzo, edito da Macchione Editore di Varese, si intitola Il bene rifugio. È questo volume, presenta in copertina una scultura realizzata da un'artista americana. È una scultura in bronzo decorata con smalto che vorrebbe rappresentare uno dei personaggi protagonisti del romanzo e si intitola Il bene rifugio. Cominciamo proprio con lo spiegare questa espressione, il bene rifugio, che è un'espressione evidentemente presa in prestito dall'economia, ma qui decisamente reinterpretata in maniera originale. La prima domanda che pongo a Elena è relativa proprio alla scelta del titolo. Bene, grazie per questa presentazione e grazie per questa ospitalità alla libreria. Sì, Il bene rifugio è un titolo che ho preso un'espressione che ho preso dal linguaggio dell'economia e ha qualche cosa in comune con il linguaggio economico. Cioè, il bene rifugio in economia è qualcosa di materiale che quando tutto attorno perde valore non si deprezza. Può essere l'oro, può essere il mattone o i diamanti. Nel mio caso non è qualcosa di materiale, ma per lo più si tratta di qualcosa di immateriale, cioè si riguarda prevalentemente i legami tra le persone, gli affetti, i sentimenti. Quindi i rapporti anche di solidarietà tra le persone, però qualche volta anche tra gli animali. Tra le persone che hanno letto questo libro e che hanno riflettuto su qual è il loro bene rifugio, qualcuno mi ha detto il lavoro. E in effetti è un elemento ricorrente nel mio romanzo, il tema del lavoro. Un altro aspetto di bene rifugio però nel mio romanzo e anche nella vita è dato dai luoghi. Possono essere dei luoghi reali o immaginari a cui ci si rivolge quando si sta male, quando si ha paura e quando si ha bisogno appunto di rifugiarsi. Bene, a proposito di luoghi, varie sono le ambientazioni, come si direbbe oggi, le location che sono prese in considerazione in questo romanzo, caratterizzato da una trama complicata, rispetto a cui però l'accordo con l'autrice è non rivelare nulla per non in qualche modo sciupare quelle che sono le attese del lettore. Tra i luoghi ci sono luoghi del territorio, quindi vicini a noi, e luoghi che potremmo definire per così dire esotici. Non hanno nulla a che vedere con la categoria di esotico cui siamo abituati. Generalmente sono luoghi semplicemente lontani rispetto a quelli che ci sono familiari. Tra questi ce n'è uno che ha un ruolo particolare all'interno del romanzo, è un'isola greca, la cui collocazione adesso Elena ci spiegherà. Si chiama l'isola dei rovi spinosi. Cominciamo proprio da questo. Allora, è vero, cominciamo dall'isola dei Rovi Spinosi, che è un'isola che ha un nome di fantasia, però in realtà esiste. È un'isola che appartiene alla Grecia, anche se storicamente è sempre appartenuta alla Turchia, e si trova nell'Egeo orientale, nord-orientale, è più vicina alla Turchia, che non alla Grecia. È un'isola che rappresenta un poco il paradiso terrestre, e quindi, se vogliamo, il bene rifugio di certi personaggi che si muovono nel romanzo,
però è anche un luogo lontanissimo da raggiungere, arido, con una difficoltà di accesso. Infatti è circondata a pochi approdi, è circondata per lo più da scogli ed è molto arida. Infatti l'espressione rovi spinosi l'ho usata apposta per accentuare la mancanza di vegetazione e anche la mancanza d'acqua, quindi è proprio un posto difficile. Vorrei dire qualcosa invece degli altri posti. Gli altri posti in cui si ambienta il romanzo hanno il nome geografico vero, sono luoghi del nostro territorio che conosco, sono particolarmente belli, dove vivono i protagonisti. Poi ce ne sono anche altri dell'Oltrepò Pavese. Ecco, a proposito della natura ambivalente dell'isola dei Rovi Spinosi, da una parte luogo pieno di attrattive, bene rifugio per certi aspetti, d'altro canto luogo inospitale, che mette alla prova anche l'intraprendenza dei personaggi protagonisti, leggiamo una breve descrizione che è a pagina 171 del romanzo. A proposito dell'isola si dice infatti era proprio arida, sterile, pietrosa e davvero sovrabbondante di arbusti con aculei così acuminati da sembrare armi. Soltanto i rari scoscendimenti meno aspri crescevano contorti ulivi e rinsecchite viti. Qualche isolano intraprendente aveva realizzato un orticello dove in pratica senza acqua, ma con la sola raccolta della rugiada mattutina, d'estate coltivava melanzane e pomodorini. In compenso i fichi selvatici sbucavano da ogni sasso e le capricciose piante di cappero facevano mostra delle loro rotondeggianti foglie avviluppate sulle scogliere. Quindi un'isola ricca di doni per certi aspetti, ma anche difficile da vivere. Ecco, magari qualche precisazione invece ulteriore sui luoghi più vicini a noi, che sono descritti con estrema precisione, così come le case. Sì, ho accennato i luoghi dove vivono i nostri personaggi, posso citarli senza fare anticipazioni sulla trama, per esempio Brunate, dove vive una famiglia. Ha senso Brunate perché è un bellissimo posto e poi perché nella economia del racconto la presenza della funicolare, che è perfettamente puntuale, garantisce il buon andamento della famiglia, che deve rispettare moltissimo i tempi di arrivo, di partenza. Un altro luogo è Montorfano, Montorfano di cui io descrivo la piazza, il lago e le caratteristiche. E un'altra famiglia vive a Piazza Santo Stefano, che è quel paese sopra Cernobbio. Altre scene si svolgono nella città di Como. E poi abbiamo anche l'Oltrepò Pavese, che ha una sua importanza nel territorio. E poi sostanzialmente basta come luoghi. Ecco, di questi invece dico il nome così com'è. Luoghi che sono, così come personaggi, sempre collocati in un contesto storico descritto con realismo. Non abbiamo ancora affrontato il genere in cui si colloca questo romanzo, è argomento che tratteremo verso la fine, non semplice da definire con precisione. Dicevamo del contesto, la vicenda si svolge in 40 anni, comincia nel 1979 e si conclude ai nostri giorni. Elena ha colto l'evidente collegamento tra i fatti collettivi e quelli privati. Vuoi anche a questo proposito fare una riflessione con qualche esempio? Sì, allora questa storia si sviluppa, come dice Antonella, nell'arco di 40 anni e nell'arco di questi 40 anni succedono vari fatti. Il mio realismo nel raccontare tiene conto degli aspetti di cronaca o anche di storia, che dir si voglia, che ricadono su tutta la gente e sui miei personaggi in particolare. Potrei dire che ci sono anche dei personaggi realmente vissuti che entrano nelle vicende dei miei personaggi, e a me piace parlare di queste persone
perché qualcuno li può avere conosciuti e in questo modo li ricorda, qualcuno che non li ha conosciuti può avere l'idea di andare a vedere di chi si tratta. Mi riferisco per esempio a Giorgio Boris Giuliano, che fu un capo della polizia di Palermo, quindi la sua vicenda in qualche modo si interseca con la mia storia, oppure fatti che sono successi nell'86 in Italia ci fu lo scandalo del vino al metanolo, per cui ci furono delle vittime, ci furono dei gravi danni anche nell'economia. Quindi questo fatto generale ha una ricaduta sulla quotidianità dei miei personaggi. E poi ce ne sono tanti altri che preferisco non dire perché non vorrei fare anticipazioni sulla trama. Ecco, sebbene si osservi durante la lettura, anche a una lettura più attenta, la seconda lettura per esempio, una grande naturalezza nel essere riuscita a piegare una vicenda che comincia tanti anni fa in modo tale da renderla naturalmente coerente con i fatti più recenti, quelli che ancora stiamo vivendo. Vediamo adesso di fare un focus sui personaggi, a cominciare dai due protagonisti. Come si chiamano? Rifletteremo poi anche sulla logica che è sottesa alla scelta dei nomi e qual è la loro funzione all'interno di un complesso sistema di personaggi. Grazie. Allora, i personaggi principali sono Zaira, che si può dire benissimo anche Zaira, chiama Zaira Amati e la potete subito conoscere perché sostanzialmente è questa bellissima figura che si trova in copertina. Zaira vive con la sua famiglia, quindi coprotagonista è proprio anche la famiglia. E sono gli Amati, quattro personaggi, madre, padre, Zaira e il fratello Alfiero, che vivono a Piazza Santo Stefano. Hanno delle loro attività e ha un senso molto importante per la vicenda anche il lavoro che svolgono i genitori e i protagonisti. Zaira noi la incontriamo che è una ragazza, poco più di 22 anni, studia e lavora, ha una sua evoluzione ovviamente e la lasciamo nel 2020, quindi è cresciuta e ha portato avanti una vita molto articolata. È una ragazza che ha una scarsa idea di se stessa, è piena di complessi e di sentimenti di colpa. Però nonostante questa scarsissima considerazione di se stessa, vedremo che riesce a fare delle scelte importanti. Un altro personaggio coprotagonista è Aimone Zaccaria. Aimone vive con la sua famiglia, quindi madre, padre e sorella vivono a Brunate. Aimone è un giovane intraprendente, intelligente, un po' un genio nella sua specialità. Lo incontriamo che è da poco laureato in agraria e rispetto a quei tempi, comincio nel 79, è molto emancipato perché ha una prospettiva di fare una esperienza all'estero lontanissima grazie all'intervento dei professori dell'università. Ecco, poi ci sono tantissimi altri personaggi che ruotano attorno e che lasciamo scoprire al lettore. Anche se hai accennato al ruolo delle rispettive famiglie, che è un ruolo importante soprattutto nel sostenere i personaggi protagonisti nei momenti di difficoltà. Sì. Ecco, l'elemento, la famiglia è un elemento ricorrente nei racconti, anche nei romanzi di Elena. Eh sì, è un po' centrale direi la famiglia, non soltanto nel romanzo ma anche nella mia precedente produzione di nel precedente romanzo e anche nei racconti, perché sostanzialmente la famiglia è il nucleo del fondante della società. Io ne riconosco i difetti e non presento la famiglia né come un luogo idilliaco ma neanche come una galera. La presento come il fondamento della società
in questo caso è costituita da persone positive, che lavorano, che aiutano i membri della famiglia e anche quelli fuori. Ma io considero anche come famiglia anche i legami di amicizia. Tante volte le amiche e gli amici svolgono lo stesso ruolo della famiglia ufficiale, quella costituita dai genitori e dai figli. Senza sottovalutare il ruolo degli animali domestici, che sottolineano con grande capacità di partecipazione i drammi e le gioie dei personaggi protagonisti. Quali sono i temi che sono presenti in questo romanzo? Dunque, i temi sono tanti, perché la vicenda comprende tanti personaggi che incontrano tante altre persone e per l'arco di 40 anni. Però se penso ai personaggi che sono delle figure prevalentemente positive, almeno io li vedo come tali, anche se hanno delle sfaccettature, io trovo che un tema sia quello della lealtà, perché i personaggi sono leali, e un altro tema potrebbe essere quello del senso di protezione verso gli altri. E qualche volta c'è un po' di conflitto tra l'essere del tutto leali e il proteggere, perché nella realtà, io cerco sempre di essere molto realista, tante volte ci si pone il dubbio tra il dire la verità e ferire o il tacere e non ferire. Poi altri temi potrebbero essere l'intraprendenza. Ci sono dei personaggi che sono molto intraprendenti nell'avviare delle attività di volontariato, di lavoro in genere. E poi un altro elemento che a me piace di questi personaggi è la capacità di far fronte alle difficoltà e di accettare gli ostacoli, le avversità della vita. Ecco, sostanzialmente, senza svelare come si svolgono, ma io trovo che questi siano i punti chiave. Sì, con l'idea che bisogna cavarsela, come dire, in ogni circostanza, anche ricorrendo all'aiuto degli altri, ritorna a presentarsi nella categoria di bene rifugio. Hai detto prima Zahira Amati, Aimone Zaccaria, non sfugge al lettore attento questa alternanza tra Z e A. Sì. La scelta dei nomi. Ecco, innanzitutto, quando scegli i nomi, hanno un significato preciso i nomi utilizzati nella romanza? Sì, grazie per questa domanda. Allora, i personaggi nascono, acquisiscono una certa fisionomia e in un secondo momento io faccio una ricerca sui nomi. I nomi vado a vedere un po' il santo, vado a vedere il significato. Per esempio, Aimone significa protettore della patria, protettore della famiglia, e in effetti il mio Aimone ha queste caratteristiche. Poi anche le lettere, le iniziali, ho curato che questi due protagonisti andassero proprio dalla A alla Z, come a comprendere tutto l'alfabeto, tutto il vocabolario dei sentimenti. Lei si chiama Zahira Amati e lui si chiama Aimone Zaccaria. E quindi guardo il significato dei nomi, guardo le lettere, perché ho anche questo pallino che le coppie funzionino quando i nomi dei due personaggi hanno la stessa iniziale. C'è una coppia, per esempio, che non ha un ruolo poi così fondamentale, e si chiamano Lidia e Lorenzo. Ecco, e questi due nomi, che non sono poi così originali, però hanno un significato. Lidia vuol dire che nasce in Lidia, nella regione dell'Asia Minore, e Lorenzo vuol dire che nasce nel Lazio, ecco. Quindi c'è sempre una ricerca, sì. Una ricerca che si osserva anche, questo è un altro parere dei lettori dei tuoi romanzi e racconti, riguarda anche le professioni, riguarda gli oggetti. Nulla sembra essere lasciato al caso quanto a precisione nelle descrizioni. Grazie, sì, sono molto attenta.
io vado a fare anche delle interviste, perché quando un protagonista fa un mestiere che io non conosco, allora posso sì trovare delle definizioni nei libri, nella letteratura cinematografica o in altra letteratura, però vado anche proprio a intervistare chi fa quel mestiere. In questo caso c'è un orologiaio e io sono andata alla ricerca di artisti o artigiani orologiai di Como che mi hanno veramente illuminato. E lo stesso dicasi per gli oggetti, per le attività degli altri personaggi. Io annoto con attenzione, insomma, cerco di non fare delle gaffe. Bene, siamo verso la conclusione di questo incontro. Abbiamo lasciato sospesa la definizione del genere. Non è facile, perché leggendo questo romanzo si trova altro rispetto a quello di cui abbiamo parlato fin qua, umorismo per esempio, suspense, che in qualche caso può persino, come dire, alludere al filone giallo. Ecco, tu come definiresti questo tuo romanzo e soprattutto a che pubblico è rivolto? Ecco, è una domanda molto difficile, perché non sono in grado, anzi io supererei la collocazione del mio romanzo in un genere, perché non è giallo, anche se ci sono dei momenti in cui c'è un'indagine, in cui c'è un momento di suspense. Non è un romanzo d'amore, anche se l'amore è un tema, un filo conduttore molto presente. Non è un poliziesco, non è noir assolutamente. Io direi che non ha una sua collocazione, come del resto io nei romanzi attuali che leggo e che vincono premi anche importanti non riesco a dare una collocazione, e ritengo che la collocazione del genere sia una idea un po' scolastica di noi professoresse, che quando spieghiamo un genere dobbiamo fare capire le caratteristiche di un determinato genere narrativo. Io lo supererei e quindi alla fine non so rispondere. Bene, ma a quali lettori questo libro è diretto? Allora, a quali lettori? Direi che va a un lettore o una lettrice attenta, adulta di età o adulta in quanto ha capacità di leggere. Perché dico adulto? Perché è presente molto di frequente l'ironia e potrebbe essere persa, non essere capita, perché potrebbe essere forse più apprezzato da un pubblico adulto che ha vissuto le vicende che si svolgono dall'inizio alla fine di questa storia, perché potrebbe ricordare, immedesimarsi di più di un adolescente o di un giovane. Comunque ben venga anche l'eventuale lettore giovane.